Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano la grande mobilitazione che stamane ha interessato la città di Alessandria. I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno guidato lo sciopero generale di una comunità che non vuole morire e che chiede di non essere dimenticata. Vediamo. Siamo qui per la città. Tutto e subito, e in un anno, 27 milioni di euro. Questo sarà uno shock per tutta l'economia. Se la diciamo in lire sconvolgente, 55 miliardi, dall'oggi al domani, che non gireranno più per l'economia di questa città. È questo l'atto finale dello sciopero generale delle lavoratrici e dei lavoratori di Alessandria che in massa stamane hanno ribadito tramite la voce del segretario provinciale CGIL Silvana Tiberti che questa città non deve morire, che se i numeri e le condizioni restano quelle di ora, da 188 cavie si passerà a 600 licenziamenti. Il lungo corteo che è arrivato in Piazza della Libertà sfilando davanti alle porte chiuse della prefettura e fermandosi sotto quelle altrettanto serrate di Palazzo Rosso ha preso le mosse dall'ingresso principale del capoluogo di provincia dove dalle 8 di questa mattina è stato bloccato il traffico lungo la ex statale Alessandria Spinetta Marengo e all'imbocco della tangenziale. Chi c'era ha ricordato che non si aveva memoria di una mobilitazione del genere. Noi dobbiamo andare a Roma con una sola voce, è inutile ricavare ammortizzatori laddove non ci sono, ammesso di riuscirci quando le aziende non ci sono più. Il sindaco Rossa deve capire, deve fermarsi e alcuni tratti di strada li possiamo ancora fare insieme. In via Dante ci avviciniamo a Palazzo Rosso, prosegue questo corteo che ha riscosso davvero tanto successo di partecipanti. Sì, noi siamo soddisfatti perché la partecipazione è stata massiccia, quindi è quello che è importante è che abbiamo unito pubblico e privato, perché in queste manifestazioni abbiamo messo le partecipate, il comune e ci sono aziende private, quelle che sono in crisi anche loro, che abbiamo la Zetrum, e abbiamo la Cementir, abbiamo rappresentanti della Michelin, della Solvay, quindi le industrie di Alessandria sono presenti. Siamo un po' dispiaciuti per quei commercianti che non hanno capito che la manifestazione interessa anche loro, perché è fuori dubbio che se non i lavoratori restano a casa, non hanno i soldi, non spendono e i primi a risentirne sono i commercianti. Senza lavoro non c'è dignità, hanno urlato i manifestanti. Jamila è mediatrice culturale qui allo sportello per gli immigrati in comune ad Alessandria. Tanto sostegno da parte del mondo femminile e delle sue utenti. Sì, perché diciamo la maggior parte sono dell'origine del mio paese e quasi della mia città. E sono quasi 11 anni che lavoro in questo sportello, abbiamo creato un legame profondo. Sono più o meno il loro punto di riferimento quando hanno bisogno di qualcosa che riguarda la legislazione, l'integrazione, la vita quotidiana ad Alessandria, sanno dove rivolgersi. Anche lei sta rischiando il posto di lavoro? Sì, sto rischiando come tutti i 76 dell'ASPAL il posto di lavoro, sì. Intanto, mentre si attende un incontro in prefettura che potrebbe tenersi nel pomeriggio, stamane al Teatro Comunale di Alessandria è stato ufficializzato lo scioglimento del Teatro Regionale Alessandrino. I lavoratori resteranno a casa senza liquidazione. E mentre è tornata scorrevole la circolazione lungo la ex statale Alessandria Spinetta Marengo, c'è intanto una buona notizia per i dipendenti del comune di Alessandria, per quelli dell'azienda speciale Costruire Insieme e di AMIU. La Banca Popolare di Legnano, tesoriere di Palazzo Rosso, ha infatti deliberato un'ulteriore anticipazione di cassa che permetterà di pagare lo stipendio di giugno ai lavoratori. Il pagamento della mensilità è stato reso possibile grazie al primo incasso da parte dell'amministrazione pubblica di 2 milioni della Tares e dell'IMU. Questo permetterà inoltre di garantire un primo flusso di risorse anche all'ARAL, la società che in questi ultimi mesi si è fatta carico della pesante situazione dei dipendenti dell'AMIU.
E sale anche la tensione sulla questione del trasporto pubblico locale dopo l'incontro di ieri tra il presidente della provincia Paolo Filippi, l'assessore ai trasporti Gianfranco Comaschi e i vertici delle aziende insieme ai sindacati. Le parti hanno ancora una volta rimarcato la loro preoccupazione sui tagli decisi dalla regione, che di fatto, oltre che oscurare una vasta zona del territorio, metterebbero a rischio molti posti di lavoro. Filippi e Comaschi stanno cercando di organizzare un incontro con il presidente della Giunta piemontese Roberto Cota al fine di illustrare la situazione. I tagli ipotizzati andrebbero a decurtare quasi 5 milioni di euro dai finanziamenti annuali, una decisione ritenuta inaccettabile per l'intero comparto. Anche i sindacati concordano con un incontro torinese, soprattutto sulla larga disponibilità dimostrata dall'assessore regionale alle finanze Gilberto Pichetto, che continua a dichiarare una grande attenzione al problema. Ultimo pagina, si è concluso positivamente lo spauracchio per i maturandi del liceo scientifico Pascal di Ovada, che temevano di vedersi invalidata la prova di matematica dopo che un commissario aveva trovato in una toilette la soluzione dell'esame. I commissari valuteranno chi eventualmente ha copiato, ma lo scritto non si dovrà ripetere per buona pace degli studenti. Sentiamo il servizio. Niente esame bis di matematica al liceo Pascal di Ovada. Il caso si è risolto nel tardo pomeriggio di ieri con la decisione presa dall'ufficio scolastico regionale insieme alla commissione d'esame preposta. Era la soluzione che attendevano preoccupati una settantina di maturandi e di loro genitori, in ansia perché c'era il rischio, ora scongiurato, che venisse deciso di invalidare la prova, cosa che avrebbe compromesso seriamente la maturità. Adesso i compiti dell'esame di matematica sono al vaglio della commissione d'esame, che valuterà caso per caso, correggendo e assegnando poi la votazione. Mentre gli orali domani cominceranno regolarmente. Tutto il caso, che stava per diventare un giallo, era esploso perché nel corso della mattinata d'esame un commissario, insospettito da un inconsueto movimento verso la toilette, era andato a verificare trovando fotocopie stampate con la soluzione del test. La decisione dei vertici scolastici non dovrebbe più penalizzare nessuno e riportare la serenità negli studenti che stanno affrontando la difficile prova della maturità. E praticamente si esaurisce anche l'intervento dell'avvocato a cui si erano già rivolti alcuni genitori per difendere i diritti dei loro figli. È morto all'età di 60 anni Augusto Pizzamiglio, assessore alle manifestazioni e grandi eventi del comune di Casale Monferrato. L'uomo, malato da tempo, si è spento questa mattina attorno alle 7. Lutto nel casalese e nell'amministrazione comunale. Il sindaco Giorgio De Mezzi, nel manifestare il proprio cordoglio, ha dichiarato che la morte dell'assessore ha colto di sorpresa tutta l'amministrazione da lui presieduta. Al momento non si conoscono ancora le date del rosario e del funerale. Cambiamo ancora argomento. La notizia è dell'altro giorno ed era stata data nel corso di una conferenza stampa. L'avvocato alessandrino Paola De Bernardi ha fatto il suo ingresso nel gruppo dei moderati. De De Vinci l'ha avvicinata per chiederle i motivi di questa scelta politica. Ho deciso di aderire al gruppo dei moderati perché ritengo di poter dare un contributo alla mia città, nel senso che appartengo a quella categoria di persone che ritiene che è troppo facile criticare sempre tutti, ma lasciare che siano solo gli altri a fare. L'adesione al movimento dei moderati è arrivata proprio perché io ero scesa in campo aderendo alla lista civica insieme per Rita Rossa, che avrebbe dovuto, nelle intenzioni della Rossa, avere un seguito. Purtroppo poi evidentemente i problemi che si è trovata ad affrontare non le hanno consentito anche di occuparsi di altre cose. E il movimento dei moderati è quello al quale più mi sento vicino, soprattutto come modus operandi. Ho trovato persone estremamente lineari che fanno politica in maniera coerente, quello che fanno rispecchia quello che dicono e quello che dicono è sempre seguito da dei fatti in coerenza appunto con le dichiarazioni, e quindi mi sento molto vicina a questo modo di agire. Certo che
Nella storia di Alessandria questo è veramente forse il momento più difficile, c'è una situazione sociale, lavorativa veramente dura, in questi giorni ci sono scioperi, manifestazioni, scontri anche tra le varie forze che amministrano questa città. Un momento difficile per impegnarsi politicamente, una scelta coraggiosa. Ma non so se definirla coraggiosa, certo è che a fare qualcosa quando va già tutto bene sono capaci tutti. A me piace di più invece mettermi alla prova quando le cose sono più difficili da realizzare. Il personale che ha già al suo interno. Prosegue l'impegno della Regione Piemonte per la riqualificazione ambientale della Valle Bormida. È stato infatti firmato il secondo atto integrativo dell'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte nel gennaio 2007 per la bonifica e il recupero ambientale della zona. Questa firma, ha dichiarato l'assessore regionale all'ambiente Roberto Ravello, rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire con le azioni di rilancio socio-economico della Valle Bormida. La Regione Piemonte ha dedicato molte energie su questa partita, incalzando quasi quotidianamente il Ministero, e possiamo affermare di aver ottenuto un grande risultato per il territorio. Con i 23.500.000 euro previsti nel nuovo atto integrativo, sarà possibile proseguire con 70 azioni di carattere ambientale, potenziando ad esempio le infrastrutture del servizio idrico e riorganizzando i servizi di raccolta dei rifiuti. Sono inoltre previsti interventi sul riassetto e la difesa idrogeologica, quali consolidamenti di alcuni versanti e sistemazioni idrauliche. I lavori si integrano con l'impegno che la Regione sta portando avanti all'interno del contratto di fiume sul Bormida, per il quale l'amministrazione guidata da Roberto Cota ha stanziato 250.000 euro. E ci sono lavori in corso a Novi Ligure, dove l'amministrazione comunale ha deciso di ripavimentare il centro storico. Ce ne parla Enrico Maria. La pavimentazione dell'area del centro storico. E questo a Novi Ligure l'argomento di un'interpellanza presentata dal consigliere comunale indipendente Francesco Sofio. Ad opinione di Sofio, in via Marconi, via Girardengo, via Roma, via Giacometti, via Gramsci e in altre vie di tutta l'area del centro storico cittadino, la pavimentazione è interessata dal distacco della pietra o addirittura, sottolinea, dalla mancanza della stessa. Il consigliere, tenuto conto a suo avviso delle continue lamentele dei cittadini che sostiene segnalano il pericolo di inciampare percorrendo le vie e ritenendo che la situazione, oltre a costituire un pericolo per i pedoni, costituisca un biglietto da visita non bello per la città, ha fissato in 3 punti le richieste ad avanzare al sindaco e all'assessore competente. Sofio infatti chiede se e quali siano le imprese o gli altri soggetti che nell'arco temporale degli ultimi 10 anni hanno compiuto interventi di qualsiasi genere alla pavimentazione e sottopavimentazione dell'area del centro storico. Il consigliere domanda inoltre se nei contratti d'appalto stipulati dall'amministrazione sono state apposte specifiche clausole a tutela della stessa da eventuali vizi o difetti dell'opera che venissero successivamente riscontrati e in caso affermativo vuole sapere quali siano tali clausole. Infine chiede se l'amministrazione ritenga possa sussistere un'eventuale responsabilità dell'appaltatore o di altri soggetti e in tal caso quali azioni intenderebbe intraprendere al fine di tutelarsi da possibili danni subiti. Sembra facile farsi un'insalata in estate, sì, perché gli alimentaristi avvertono i consumatori sui rischi dei cibi prettamente estivi. Molti vengono infatti consumati crudi con tutti i rischi per eventuali contaminazioni di batteri. Sentiamo allora in questa guida davvero utile tutti i dettagli nel servizio. Con il caldo è bene consumare alimenti ricchi di vitamine e minerali. Primi tra tutti frutta e verdure fresche, che aiutano anche l'organismo a combattere i radicali liberi che vengono prodotti con l'esposizione al sole. Per evitare il senso di spossatezza, dato dalle temperature elevate, infatti, non occorre fare ricorso ad integratori in scatola. È sufficiente fare attenzione a cosa si mangia, prediligendo alimenti ad alto contenuto di vitamina A, C ed E, che dicono gli esperti sono antiossidanti naturali, nutrono, dissetano, reintegrano i sali persi con il sudore e mantengono in efficienza l'apparato intestinale grazie al loro apporto di fibre.
Proprio a causa del caldo, però, occorre prestare molta attenzione alla conservazione degli alimenti, specie quelli freschi, lasciati spesso all'aria aperta e non conservati in maniera adeguata. E così, con le alte temperature, aumenta anche il rischio di tossinfezioni alimentari, sindromi che possono causare a chi le contrae febbre, nausea, vomito, diarrea, calo di peso, disidratazione e reazioni cutanee. Tutta colpa naturalmente di batteri, virus e parassiti. L'allarme arriva dagli Stati Uniti. Tra i cibi più a rischio ci sono le uova, che causano ogni anno almeno 140.000 infezioni da salmonella in altrettanti americani. È bene evitare di consumarle crude, mentre è consigliabile lavarne accuratamente il guscio per rimuovere eventuali rifiuti animali che vi siano rimasti e lavarsi le mani con acqua calda dopo averle maneggiate. Massima attenzione va prestata anche alla pulizia e conservazione dei vegetali, specie d'estate, perché oltre ad essere tra i maggiori portatori di salmonella e altri patogeni, sono facilmente deperibili. La verdura, così come la frutta, va anche conservata in frigorifero il più possibile, possibilmente in sacchetti di plastica negli scomparti più bassi e bui. Carne e pesce con le temperature elevate possono essere conservati per poco tempo. Il pesce andrebbe consumato entro le 24 ore. La carne non dovrebbe stare più di 3 giorni in frigorifero se cotta e comunque andrebbe separata da intingoli e brodini. Tra gli alimenti pericolosi d'estate ci sono anche noci, sementi e cibo per cani. Questo perché di recente si sono registrati diversi casi di alimenti per animali che hanno causato intossicazioni anche gravi negli amici a quattro zampe. E il vino? Evitate di lasciare bottiglie e fiaschi aperti e conservateli in cantina o comunque ben sigillati. Va sempre tenuto in frigorifero poi il latte, così come il burro, che con il caldo si scioglie in pochissimo tempo e irrancidisce. L'olio va invece tenuto lontano dalla luce proprio per evitare che diventi rancido. Se gli insaccati andrebbero tenuti in una cantina umida e fresca, si conservano bene anche con il caldo i cibi in scatola, anche se non sono alimenti di alta cucina. A patto però che siano ben chiusi, altrimenti vanno mangiati quanto prima. Nel periodo estivo sono sconsigliate creme dolci e salate, perché anche in frigorifero non si ha la garanzia che si conservino al meglio. Se proprio non si sa resistere al budino, meglio consumarlo il prima possibile. Pubblico delle grandi occasioni a Novi Ligure per l'associazione donatori di sangue proprio della cittadina, in festa con i propri volontari e tutta la comunità. Vediamo. La solidarietà funziona. Non si tratta di una frase fatta, ma dell'evidenza che emerge dopo aver assistito all'evento che si è svolto a Novi, al centro fieristico Dolci Terre, in occasione della cerimonia di premiazione dei donatori di sangue che fanno capo all'associazione novese Donatori Volontari di Sangue Federata FIDAS. Oltre all'importanza in senso etico della donazione collegata all'evento che ha riunito centinaia di donatori, quella dello scorso 23 giugno è stata soprattutto una grande festa nel senso più classico della parola. La Presidente, Maria Rosa Ballestrero, ha ricordato che il numero dei donatori è in costante aumento. Oggi gli iscritti hanno superato quota 1.900, 1.590 dei quali sono effettivi, 390 onorari, mentre la raccolta delle sacche è arrivata a 2.825, delle quali 2.350 di sangue intero e 475 di plasma. Inoltre, da 13 anni, l'Associazione Novese porta avanti il progetto ideato dalla Regione Piemonte «Porgi una mano, qualcuno ha bisogno di te», rivolto alle ultime classi degli istituti scolastici superiori della città, attraverso il quale si cerca di coinvolgere i giovani con il messaggio di solidarietà e nel futuro l'associazione conta di essere presente anche negli istituti con allievi di altre fasce di età. Tutto questo, ha continuato la Ballestrero, sta dando molti frutti, ma naturalmente c'è sempre spazio per migliorare e per diffondere la cultura della donazione quale atto molto importante nella vita sociale. Di particolare interesse è stato poi l'intervento del socio fondatore Luigi Piras, che alla veneranda età di 91 anni ha raccontato in maniera del tutto personale la storia della nascita della stessa associazione. Un'altra città in festa, quella di Ovada, per i 90 anni di Don Filippo Piana, infaticabile sacerdote. Il servizio di Bruno Mattana.
C'è stata una grande partecipazione alla festa per il parroco della parrocchia di San Lorenzo di Ovada, Don Filippo Piana, che ha compiuto 90 anni, ma è ancora in attività. Molta gente è arrivata anche dalla diocesi agrese, non solo da Ovada e dintorni. L'evento è stato straordinario, ad evidenziarlo è stata la presenza del vescovo diocesano Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, che ha celebrato la solenne funzione assieme al parroco di Ovada, Don Giorgio Santi, e ad altri sacerdoti, allo stesso festeggiato. Don Filippo Piana, straordinario sacerdote ovadese che continua ad esercitare con la giovinezza spirituale ed operativa di un giovane sacerdote. Per lui è intervenuto anche Papa Francesco, che gli ha inviato un telegramma benaugurale. Belle parole e un invito a continuare il percorso. Il vescovo ha poi ricordato che il Papa ha anche insignito Don Filippo Piana di un prestigioso riconoscimento papale, che però non è giunto in tempo e verrà consegnato nei prossimi giorni. Sulla vita e sulle opere di Don Piana si potrebbe scrivere un libro. In particolare il suo capolavoro è stato il recupero e restyling totale dell'antichissima e artistica chiesa parrocchiale di San Lorenzo, che stava conoscendo il degrado e l'abbandono. Ora la chiesa è un gioiello, molto frequentata, bellissima, sulla cima di una collina che spazia sul Monferrato, e Don Filippo la custodisce e la gestisce. Nella sua lunga missione di sacerdote, Don Piana è stato vice parroco ad Ovada e in altre parrocchie della vasta diocesi, insegnante in seminario, per molti anni anche nella scuola pubblica, sempre dispensando saggezza e sapienza a piene mani. Lo ha ricordato anche il vescovo nell'omelia. Grandi meriti, grande intelligenza, passione religiosa senza compromessi, da divulgare. Per Don Piana una bellissima festa e ancora tanto entusiasmo. Tra poco nella pagina sportiva il resoconto dell'ottava edizione della 24 ore di basket di Borgo Rovereto, manifestazione che unisce sport e solidarietà, andata in scena nei giorni scorsi ad Alessandria. Ce ne parlerà Gianluca Ardiani, poi previsioni del tempo e consueta rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. Si è chiusa con successo l'ottava edizione della 24 ore di basket di Borgo Rovereto, andata in scena nel weekend ad Alessandria presso l'area polisportiva Lauretta Garavelli. Il via sabato a mezzogiorno, con due squadre pronte ad affrontarsi senza sosta fino alle 12 del giorno successivo. Alla fine hanno vinto i bianchi, 1747 a 1639 sui blu, massimo vantaggio nella storia della manifestazione. Sul campo di gioco, appassionati di basket ma non solo. Nel corso dei vari turni in programma hanno partecipato tra gli altri anche i ragazzi dell'Alessandria Rugby, i Chisaka Bulls, l'Alessandria Basket Femminile e tanti alessandrini con la passione per lo sport, con la chiusura dedicata come da tradizione ai bambini. Una manifestazione che cresce di anno in anno e che ha visto una grande partecipazione sul campo ma anche tra il pubblico, con alcune novità dedicate proprio agli spettatori. Tra le altre la Peri Basket del sabato pomeriggio, la lotteria, il campeggio allestito dai baby giocatori con la musica sempre presente in sottofondo. Soddisfazione anche per i record di adesioni, 242 le canotte utilizzate in questa edizione, che hanno permesso di raggiungere l'obiettivo principale della 24 ore, unire sport, divertimento e solidarietà, con l'incasso delle iscrizioni che è stato devoluto all'asilo Monserrato di Alessandria.